Il Pescara, come tutte le altre squadre professionistiche, continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Domani è prevista un'altra tornata di tamponi e test sierologici. Massima precauzione, come previsto nei protocolli validati dal CTS, ma sempre con lo spettro che aleggia, quello di un caso di positività, che qualora riscontrato manderebbe in isolamento il contagiato e in quarantena tutta la parte restante del gruppo, con inevitabili conseguenze sui calendari quando i campionati saranno ripresi. Il prossimo step della Federcalcio è lavorare e dialogare con il CTS per un allentamento di tale misura, che rischia di non permettere ai tornei di giungere alla fine regolarmente. Lo ha detto chiaramente il presidente federale Gabriele Gravina, intervenuto stamani alla Maratona Live Idee per il post-Covid sul sito di Eleven Sport. La curva epidemiologica è una curva che ci lascia ben sperare, ma questo non lo dico solo per il calcio, lo dico per tutto il nostro paese. Quindi è evidente che se dovesse continuare questo trend, noi chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico di allentare alcune restrizioni e a quel punto, eliminando questa quarantena che mi sembra particolarmente eccessiva in questo momento, soprattutto se c'è l'idea di aprire anche agli sport amatoriali come il calcetto o altri sport, è evidente che anche il calcio, dove il rispetto delle procedure, dei protocolli sono particolarmente attenti, sono particolarmente stringenti per quanto riguarda la tutela della salute, credo che non ci sarebbero più motivi o difficoltà nel ritenere che il campionato comunque arriverà alla sua definizione, alla sua ultimazione. Il pubblico non solo usufruisce dello spettacolo, ma ne è parte integrante quando è allo stadio. Ecco perché, senza forzare i tempi, il presidente Gravina auspica, con le dovute accortezze, di poter riportare negli impianti una parte dei tifosi. È evidente che in uno stadio da 60.000, 80.000 o 40.000 spettatori, ipotizzare una percentuale di partecipazione con la massima garanzia non mi sembra oggi un grande ostacolo, dovrebbe essere possibile, però non vogliamo scorciatoie, non vogliamo comunque accelerare su questo tema. Riteniamo che ci siano delle priorità. La prima priorità è appunto domani goderci la ripartenza.